per il controllo, diciamo, in generale del clima, della temperatura, dell'umidità, piuttosto che della qualità dell'aria. E niente, siamo qua in esposizione con una parte della nostra gamma di portafoglio prodotti. Oltre a quello facciamo regolazione per ambiente, quindi controllo sempre del clima in ambiente con termostati piuttosto che regolatori ambiente. Abbiamo sistemi sia cablati che wireless, quindi senza fili. Ci fa vedere come purificate l'aria con questi strumenti? Noi non purifichiamo l'aria, noi controlliamo l'aria. La qualità dell'aria. Poi il nostro prodotto va a essere inserito in un sistema dove poi ci deve essere un controllo e una macchina eventualmente che si occupa della pulizia e della filtrazione dell'aria. Noi ci occupiamo della parte di rilevazione del valore, diciamo, di qualità dell'aria, CO2 o VOC. Vediamo qualche strumento. Sì. Di controllo, sistema wireless intelligente e autoalimentato. Ecco, quindi questi attrezzi si usano in tutta la casa, sì. Da quello che si vede. Si usano nella casa così come si usano anche nell'ufficio, piuttosto che nella camera d'albergo. E servono per controllare il clima, quindi mantenere i valori di temperatura e di umidità corretti per il comfort delle persone. Ma ci sono ancora i vecchi filtri che si usavano una volta? I filtri sull'aria, intendi dire? Sì. Sì, beh, i filtri per forza ci devono essere. Però noi non ci occupiamo di quella parte lì, cioè noi facciamo la parte di controllo. Solo controllo? Sì. Ho capito. E quali sono i parametri oltre i quali scatta un allarme, insomma? Su temperatura e umidità tipicamente sono impostati dall'utente, nel senso che dipende da quanto vuole l'utente come livello di comfort. Normalmente su temperatura parliamo di 20, 21, 22 gradi, umidità 50-60%, mentre invece se parliamo di qualità dell'aria, quindi CO2 principalmente, normalmente oltre le 700 parti per milione di valore di CO2 scatta una soglia di preallarme e l'aria deve essere di conseguenza purificata, sanificata. Va bene, tutto grazie. Giuseppe Piseo per il Quotidiano d'Italia dalla ditta Termocon.